SIDER è un'associazione di promozione sociale che rivolge la sua azione all'età dello sviluppo e a quanti lavorano con essa. La formazione, inteso come sostegno ai gruppi, e la cura, inteso come l'attenzione verso la persona, sono i due pilastri che reggono l'associazione. L'animazione, invece, è la metodologia scelta. È quel metodo che utilizza linguaggi, che utilizza le tecniche, per passare dei contenuti e per far vivere delle esperienze. Attraverso l'esperienza poi si attivano dei processi di elaborazione con i gruppi stessi. Perché l'alternanza scuola-lavoro può essere un'esperienza altamente formativa e significativa per tanti ragazzi, sia a livello professionale e sia per lo sviluppo delle loro metacompetenze, quelle utili per la vita. Cose negative, diciamo che sono quelle maggiori, cui il fatto che le ore che vengono effettuate dell'alternanza scuola-lavoro molto spesso vengono eseguite la mattina durante le lezioni scolastiche, con conseguente perdita di lezioni importanti. Per me ci sono tre cose positive nell'alternanza scuola-lavoro e sono il fatto che ti permette di entrare nell'ottica del mondo lavorativo, professionale. Poi impari ad applicare quello che studi a scuola nel settore del lavoro e infine capisci se quel tipo di lavoro può piacerti o no e se quella è la strada che vuoi intraprendere per il Uno tuo degli futuro. aspetti negativi dell'alternanza è il fatto che la maggior parte delle volte il tipo di alternanza scelto non sia coerente con l'indirizzo di studio scelto appunto dallo studente. Un'altra negatività è il fatto che gli istituti tecnici devono fare il doppio delle ore di alternanza rispetto ai licei, e la maggior parte di queste durante le ore scolastiche, quindi la mattina. Gli istituti tecnici abbiano il doppio delle ore di alternanza rispetto ai licei. Un'altra negatività, che è spesso, diciamo, sempre più frequente, è il fatto che molti progetti di alternanza scuola-lavoro non siano coerenti col tipo di indirizzo Allora, uno degli scelto. aspetti positivi dell'alternanza scuola-lavoro, secondo me, è il fatto che riesca a dare agli studenti, diciamo, una formazione diversa in un ambito lavorativo, e quindi potendosi creare un'esperienza. E un'altra positività è il fatto che gli studenti attraverso l'alternanza scuola-lavoro riescano a capire in un modo o nell'altro se il tipo di alternanza svolto possa essere un futuro Allora, lavoro. aspetti negativi, nel mio percorso ce ne sono stati tanti. Alcuni dei quali il rimborso dei trasporti o dell'eventuale pranzo, appunto per poter andare ad alternanza. Alcuni progetti, non tutti, però la maggior parte non erano adeguati al mio percorso di studi che sto facendo. Un altro aspetto erano i progetti a numero chiuso, dove appunto non sceglievano ragazzi che avevano molte ore ancora da concludere, ma ragazzi semplicemente bravi che magari le ore le avevano già finite. Allora, una positività ce ne sono state ben poche nel mio percorso e un aspetto importante appunto delle positività è stato poter partecipare ad un progetto con dei ragazzi autistici. I ragazzi quindi si incontrano al centro, dove il processo garantisce la produttività e allo stesso tempo viene rallentato per garantirne anche la rielaborazione dell'esperienza. L'alternanza scuola-lavoro cerca di mettere in luce le capacità dei ragazzi e di metterli come protagonisti all'interno di questo lavoro. È un momento di crescita sia professionale che umana e questo li potrà servire nel loro futuro. Camarameo accoglie bambini dai 12 mesi ai 10 anni. I nostri servizi sono a misura di bambino. Sia dallo spazio bimbi dai 12 mesi ai 3 anni ci sono tutti i giochi adatti a loro per le attività, da quelle sensoriali a quelle di manipolazione. Edu nasce da un sogno, dalla passione per le arti grafiche. Con poco siamo riusciti a creare un'azienda in grado di offrire ai propri clienti un lavoro fatto con passione, ma anche di qualità. Edu, attraverso l'alternanza scuola-lavoro, vuole coinvolgere gli studenti di un liceo di Sassari. Vogliamo creare un laboratorio creativo, artistico, dove gli stessi studenti siano i protagonisti del loro lavoro. Vogliamo fargli vivere un'esperienza diversa dalle altre, volta al bene comune, mettendo al centro il rapporto con le persone, perché è così che si crea un lavoro fatto di idee, passione e creatività.